Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube Domotics Duino, canale in cui parlo di maniera molto semplice di domotica e soprattutto di Open Hub. In questo video volevo farvi vedere un widget per il meteo, un widget che ho scoperto per puro caso, in quanto qualcuno deve aver visto i miei post sui gruppi Facebook di domotica e mi ha contattato direttamente per chiedermi delle informazioni su Open Hub. Dopodiché mi ha anche chiesto un aiuto nella configurazione di questo widget che tra poco vediamo, e siccome io non lo conoscevo sono andato un po' a vedere la documentazione, me lo sono installato, ho fatto delle prove per poter poi rispondere a questa persona. Io al momento non uso widget per il meteo, visualizzo solo dei valori puntuali di temperatura e umidità, però devo dire che questo qui l'ho provato ed effettivamente è fatto molto bene, anche esteticamente. Si integra con le API di Open Weather Map, quindi bisogna installare il binding di Open Weather Map, anche se non è l'unica strada per configurarlo. E comunque è stato anche di semplice installazione e configurazione. Quindi adesso passiamo alla schermata PC, così vi faccio vedere un po' di che widget sto parlando, dove l'ho trovato, come installarlo e come configurarlo. Eccoci quindi alla schermata PC. E siamo su una pagina, su un post del forum di Open Hub, quello ufficiale. Vi lascerò poi il link nella descrizione nel caso vogliate andare a vederlo. E questo è il post in cui si parla di questo widget, quindi credo che l'autore del post sia proprio l'autore del widget. E giusto per farvi vedere come appare, queste sono alcune schermate di esempio che sono molto molto carine nella loro semplicità. E in questo post ci viene spiegato un po' come si utilizza, come si configura, eccetera eccetera. È un post un po' datato, è per Open Hub 3 il widget, è di ottobre 2020, però come vedete c'è attività molto molto recente, quindi probabilmente è un widget che viene continuamente sviluppato e portato avanti. Quindi andiamo a vedere i prerequisiti. Per i prerequisiti ci viene detto che abbiamo bisogno dell'Open Weather Map binding installato. Quindi la prima cosa che andiamo a fare sulla nostra installazione di Open Hub è andare sugli add-on e cercare col search Open Weather Map. Eccolo qua, questo qua col sole. Quindi lo installiamo. Ok, binding installato. Quindi a questo punto torniamo sul forum. E ovviamente per utilizzare il binding dobbiamo andare a registrarci su Open Weather Map per generare un API key. Io sono già registrato, comunque la pagina è openweathermap.org. Io entro con il mio profilo, poi vado nel menu in alto a destra, quello del menu del profilo diciamo, e vado su My API Keys. Qui sono nella pagina di gestione di tutte le chiavi di accesso per l'utilizzo dell'API. Normalmente una di default c'è sempre, perché non è eliminabile, e quindi possiamo decidere di usare questa, altrimenti se non ci dovesse essere nel vostro profilo o ne voleste usare un'altra, basta fare un create name, diamo un nome, OpenHub 4, la generiamo e lui ce la fa vedere qua. A questo punto me la copio perché dovrò poi utilizzarla nella configurazione del binding. Torniamo adesso sul forum e andiamo a vedere. Allora qua fa l'esempio di configurazione di item e things tramite file di testo e non tramite interfaccia. Siccome gli item sono tanti, vedete 667 o 173, farei anch'io così, perché è il modo più veloce soprattutto per testare la cosa. Poi vediamo se lasciare su file o se portare la configurazione e rifarla, quindi tramite interfaccia grafica. Quindi iniziamo dal file delle things, quindi lo apriamo, copiamo questo testo, poi andiamo sul file system di Open Hub, andiamo nella cartella things, creiamo un file e lo chiamiamo Open Weather Maps Things.Things. Lui come l'aveva chiamato? Fatemi vedere. OVM Weather Things. Ok, allora
chiamiamolo come l'ha chiamato lui, così Weather Things, e qua dentro ci incolliamo quello che abbiamo copiato prima. Ok, qua non fa nient'altro che creare un bridge, quindi una things di tipo bridge che permette di interfacciare OpenHub con l'API di OpenWeatherMap. Quello che ci richiede è l'API key che abbiamo creato prima, poi refresh interval 30 secondi, mettiamo anche 60, che è, diciamo, la quantità di tempo che passa tra un intervallo, tra un refresh e l'altro dei dati. Lasciamo pure il linguaggio inglese, anche perché stiamo facendo giusto una prova e quindi più siamo aderenti a quello che è stato fatto nel post, meno errori sicuramente facciamo. Poi dentro questo bridge vengono create due thing che fondamentalmente servono appunto per ottenere le previsioni del tempo e le condizioni attuali su una location che dobbiamo specificare con le coordinate qua. Quindi per trovare le coordinate giuste da mettere qua, io torno su OpenHub, vado nei settings, impostazioni locali e ho la posizione. La posizione che viene normalmente settata nella fase di prima installazione di OpenHub. Quindi torno su Visual Studio Code e al posto di Your Geolocation metto le coordinate in questo formato, così come le ho copiate dalla configurazione di OpenHub. A questo punto aprirei il Raspberry per vedere i log. Mi metto in tail sul file di log. Ok, vediamo un po' adesso che salvo la configurazione. Vediamo sul file di log. Ah, mi dice che ci sono errori. Missing end of file. Devo aver sbagliato qualcosa allora. Probabilmente sono questi caratteri qua che non gli piacciono. Facendo il copia e incolla direttamente dal forum, forse. Allora, io li provo a sostituire con uno spazio semplice e vediamo se risolviamo. Salviamo. Ok, a questo punto non abbiamo più errori sul file delle things, passiamo al file degli items. Quindi torniamo sul nostro forum, prendiamo, qua ci dà l'esempio di due file di item, uno con tutti gli item possibili e immaginabili di questo binding e un altro con 173 items, che sono sempre tanti, però una versione ridotta rispetto a tutti quelli che si possono ottenere dal binding. Diciamo che per quello che può servire a noi userei banalmente la versione ridotta, anche perché visualizzeremo qualche informazione, non 173. Quindi andiamo nella cartella items, creiamo un nuovo file, lo chiamiamo openweathermap weather minimal.items. l'importante è l'estensione .items per farlo riconoscere al sistema che è un file che conterrà delle definizioni di item. Quindi andiamo a vedere il contenuto di questo file. Direi che lo prendiamo per buono, lo copiamo e lo incolliamo. Capite che fare questa configurazione tramite interfaccia sarebbe risultato un pochettino lungo. Poi probabilmente molti di questi item non ci servono in questo caso, però visto che abbiamo un esempio pronto giusto da testare il binding e il widget, usiamolo. Quindi a questo punto salvo anche questo file, vado a vedere sul log. Ok, il log mi dice che ha caricato il modello e non ci sono errori. A questo punto dovrebbe avere gli item, i canali e le things caricate a sistema. Possiamo fare un check e andiamo su OpenHub, andiamo sull'elenco ad esempio degli item e proviamo a cercare OVM. No, OVM no, come li abbiamo chiamati? Ah, possiamo provare a cercare questo, che è un prefisso per tutti gli item, così vediamo se effettivamente ci sono da interfaccia. Ok, ci sono, e vedete che sono anche già popolati con i valori, quindi il collegamento con OpenWeatherMap sta funzionando. Sono veramente tanti. A questo punto possiamo andare a definire il widget, perché se torniamo qua sul post possiamo scegliere quale widget vogliamo visualizzare.
Io così inizierei dal primo, che mi sembra anche quello un pochino più carino, più elegante. Quindi mi apro questo file qui e mi copio tutto il contenuto. Copio. Poi, per creare un widget su OpenHub, dobbiamo andare nel menu principale Developer Tools, poi clicchiamo su Widget. Io non ne ho perché non ho mai usato widget custom. Clicchiamo sul più e ne aggiungiamo uno. Come lo aggiungiamo? Semplicemente copiando il testo che abbiamo copiato dalla definizione del widget che c'era nel post del forum e lo incolliamo qua. Vedete che magicamente appare tutta la grafica. Torniamo sul post, perché adesso quello che bisogna fare è agganciare gli item che abbiamo creato precedentemente a questo widget. Per fare questo quindi possiamo andare ad aggiungere il widget che abbiamo appena creato in una pagina di main UI e agganciargli la configurazione degli item. Quindi intanto salviamolo, così se torniamo indietro ce lo dovremmo trovare perfetto nell'elenco dei widget. A questo punto vado a crearmi una pagina, vado quindi sui settings pages, creo una nuova pagina di tipo layout, la chiamo test widget, non gli piace il trattino, test widget ovm, test widget ovm come nome, mettiamo un layout di tipo diverso, aggiungiamo un widget con l'add widget. In questo widget aggiungiamo una label, la chiamiamo weather come titolo. L'azione cosa deve fare? Il click quindi su questa label deve aprire un pop-up e andiamo a dirgli che vogliamo aprire il weather pop-up come widget. A questo punto nel menu sotto appare la configurazione del widget. Quindi l'item prefix è il prefisso con cui si chiamano tutti gli item che vogliamo agganciare a questo widget. Se ci avete fatto caso, nella definizione degli item che abbiamo fatto prima su file di testo, tutti gli item hanno lo stesso prefisso, che è questo, one call API, eccetera, eccetera. Tutti tranne questo qua, che è invece un item che identifica semplicemente la località in base alle coordinate. Quindi nella configurazione del widget, in item prefix, mettiamo il prefisso che abbiamo messo negli item. Numero di giorni di previsione, vabbè, lasciamo il default a 3, lasciamo tutto di default, mettiamo gli avanzati. Questo additional item prefix serve per identificare il nome della stazione. Quindi andiamo a mettere il prefisso dell'altro tipo di item, che è questo. Lo copiamo e lo incolliamo. Lascerei tutto il resto così com'è di default, quindi facciamo done e a questo punto done anche qua. Salviamo e mettiamoci in run mode, così vediamo come appare questa pagina, che ovviamente è una bruttissima pagina, però ci serve solo per fare un test. Adesso cliccando su questa label noi dovremmo visualizzare il pop-up con il widget ed ecco qua. Quindi come vedete ha già agganciato tutti i valori senza che io abbia dovuto esplicitare gli item collegati ai singoli valori. Probabilmente nella configurazione nel codice del widget sono agganciati i nomi degli item utilizzando però il prefisso dinamico, che è l'unica parte di configurazione che dobbiamo fare. Adesso possiamo provare a vedere anche gli altri tipi di widget che ci sono, perché se torniamo sul forum abbiamo anche questo e questo qua sotto. Quindi andiamo a creare sulla nostra pagina, anzi no, prima andiamo a creare il nuovo widget. Quindi torniamo su
Developer Tools, Widget, ne creiamo uno nuovo. Ci prendiamo il codice di questo. Clicchiamo qua che ce lo fa vedere tutto. Copiamo e lo incolliamo qua. Salviamo. E poi, visto che ci siamo, andiamo a crearci anche l'altro, che è una weather card, che effettivamente anche questo è molto carino. E creiamo anche questo, quindi copiamo anche questo, andiamo nell'elenco dei widget e aggiungiamone uno nuovo. Ok, salviamo anche questo e adesso torniamo nella nostra pagina, quindi settings, pages, andiamo nella pagina, duplichiamo questo praticamente, copia e incolla, lo mettiamo qua, questo lo chiamiamo weather extended e andiamo a dire che il pop-up che vogliamo aprire è con il weather pop-up extended. Nella configurazione in teoria dovremmo lasciare le stesse informazioni. Vediamo solo invece l'ultimo, il weather card, quindi aggiungiamo un widget, mettiamo la weather card, e lo facciamo un pochino più grande. Andiamo però a fargli la configurazione perché questo l'abbiamo creato nuovo, quindi l'item prefix sempre questo e l'additional è questo. Ok, salviamo, andiamo in run mode e abbiamo tutto. Queste sono le previsioni, percentuali di precipitazione, molto molto carino graficamente. Devo trovare il posto dove metterlo perché mi piace proprio. Vediamo l'extended. Ok, qua manca qualcosa, probabilmente bisogna configurare, che ho visto che parlava di immagini. Ah, praticamente vediamo un po' cosa dice qua. Si può mettere un'icona che rappresenta, diciamo, la nostra location. Vabbè, lasciamo pure perdere. Ok, direi che possiamo fermarci qui. Abbiamo configurato un bel widget per una stazione meteo. Pochi click, facile la configurazione, l'aggancio con Open Weather Map. Ci va un bel ringraziamento all'autore del widget e all'autore del post perché ha anche creato i file di configurazione di esempio, quindi devo dire che ha fatto proprio un bel lavoro. Devo assolutamente trovare un posto dove andare a metterlo perché è bello, merita. Non so voi cosa ne pensate, se lo conoscevate già questo widget o se ne usate altri per delle stazioni meteo o per visualizzare le informazioni dell'ambiente. E nel caso scrivetelo nei commenti, così mettendo anche il link al widget, così magari possiamo poi andare a vederli insieme. Quindi mi fermo qui, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo video e ci vediamo, per chi vorrà, al prossimo video, che probabilmente sarà il video successivo della serie Open Hub in pillole. Andremo a parlare dell'installazione di Open Hub su Raspberry tramite Docker. Ciao a tutti e grazie.